Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video tutorial su Unity. In questo video andrò a spiegarvi cosa sono i layer e a vedere praticamente come possiamo utilizzarli nei nostri giochi. Intanto vi faccio vedere quello che ho creato proprio per darvi modo di capire cosa sono i layer. Ho qui in scena un cubo, una sfera e una capsula, tutte e tre inquadrate dalla mia main camera. Ognuno di questi oggetti ha attualmente un nome, un tag e un layer, oltre a tutto l'insieme dei suoi componenti. Il nome possiamo ignorarlo, in questo momento non ci interessa, ignoriamo anche il tag e concentriamoci invece sul layer. Il compito del layer è quello di dirci questo oggetto con chi interagisce o con chi può interagire, per esempio, o anche semplicemente da quali luci è visto o da quali telecamere è visto. Cosa intendo dire? Intendo dire che noi abbiamo la possibilità di specificare più layer all'interno del nostro progetto, fino a un massimo di 32. Con questa versione di Unity e possiamo poi dire ad altri oggetti, per esempio, di collidere solo con alcuni layer, oppure a delle telecamere di renderizzare, cioè di far vedere, ok, soltanto alcuni layer. Quindi andiamo a fare esattamente questa cosa qui. Attualmente questi tre oggetti si trovano tutti sul layer default, che è appunto il layer di default, cioè quello che viene assegnato automaticamente a tutti gli oggetti che noi andiamo a creare. Però noi possiamo anche cliccare su questo layer e cambiarlo e sceglierne un altro. Scegliendone un altro, ovviamente, questo oggetto sarà per esempio visto soltanto dalle telecamere che hanno questo layer come renderizzato. Facciamo un esempio pratico. Quindi io adesso creo un nuovo layer, quindi clicco su layer, vado su add layer e mi invento un layer 9 che chiamo rendered, cioè renderizzato. Dopodiché vado sulla mia main camera e alla curling mask della mia main camera dico quali sono i layer che voglio che questa camera renderizzi. In questo caso, prima metto nothing, così non si vede niente. Poi metto rendered. E a questo punto la mia telecamera vedrà soltanto gli oggetti che sono sul layer rendered. Però vi faccio notare che non sto renderizzando niente in questo momento, cioè non sto vedendo niente. Perché non vedo quel cubo, di prima? Perché io ho creato un nuovo layer, ma non l'ho assegnato al cubo. Quindi per fare questa cosa qui, clicco sul cubo, vado sul layer default e clicco invece poi su rendered e voilà, magicamente il mio cubo apparirà. Ma gli altri due oggetti che fine hanno fatto? Sono spariti dalla scena? Certo che no, semplicemente la camera non li vede. Quindi quello che vede la camera è questo cubo qui. Ma questi altri due oggetti esistono e possono comunque fare tutti i fatti loro, quindi possono eseguire delle azioni, possono esplodere, possono generare dei nemici, qualsiasi cosa, ok? L'importante però è che la camera appunto non li vede. Se io voglio farli vedere dalla camera, mi basta selezionarli e metterli sul layer rendered e adesso anche la camera potrà vedere per esempio la capsula. Perché ci torna utile questa cosa? Beh, immaginiamo per esempio il fatto di avere un'interfaccia di gioco. Noi possiamo avere più telecamere, per esempio, che renderizzano layer diversi, ok? Una renderizza la scena di gioco e l'altra per esempio renderizza quella che è l'interfaccia grafica, cioè l'HUD, quello che si vede sullo schermo oltre al gioco in sé, per esempio le barre della vita, o quelle dell'esperienza, o il punteggio. Tutte queste cose qui tipicamente vengono messe su un layer a parte, diverso da quello del mondo, e si fa una camera apposta che è in grado di vedere soltanto quel layer lì. Facciamo un altro esempio. Adesso io creo un'altra camera, quindi faccio GameObject camera. A questa camera dico di renderizzare soltanto il layer default. Quindi adesso abbiamo una main camera che renderizza il layer rendered e una camera normale che renderizza invece il layer default. La curling mask non è altro che l'insieme dei layer che una camera può renderizzare in questo caso. Benissimo, adesso io voglio che il cubo e la sfera vengano renderizzati dalla prima camera, o meglio, il cubo e la capsula, facciamo così, vengono renderizzati dalla prima camera, mentre la sfera venga renderizzata dall'altra. Quindi semplicemente la sfera la tengo sul layer default, questa camera la vado a mettere esattamente dove sta l'altra, quindi come posizione 0,1-10, 0,1-10, ok, così sono esattamente nello stesso punto. E voglio farvi vedere come giocare con le telecamere in modo tale da farne apparire una prima dell'altra, quindi far apparire una che viene renderizzata da una camera più verso di noi rispetto all'altra. È un po' complicato da spiegare, è più facile da far vedere praticamente. Allora, quindi abbiamo queste due camere. Attualmente vedete che nella schermata game io ho soltanto la sfera. Perché questa cosa qui? Perché avendo due camere,
una con depth meno 1 e l'altra con depth 0, la camera con depth più alta viene renderizzata sopra la camera con depth più bassa. Cioè, questa depth non è altro che un regolatore di quale camera si vede prima, principalmente. Più è basso questo numero, che va da meno 100 a 100, e più la camera viene, diciamo, scavalcata dalle altre telecamere. Quindi, siccome la camera 0 renderizza la sfera e ha poi uno skybox, che adesso vi vado a spiegare come clear flag, non vedo assolutamente quello che c'è nella camera invece principale, cioè la capsula e il cubo. Come posso fare per far vedere entrambe le telecamere? È molto semplice, devo andare a lavorare sui clear flag. Il clear flag altro non è che il modo in cui viene riempito tutto lo spazio inquadrato dalla camera dove non c'è niente. Quindi in questo momento, oltre la sfera, come potete vedere, non c'è niente dopo, ok? E quindi cosa fa questa camera? Questa camera, come clear flag, ha uno skybox, quindi ha un cielo messo lì, che è questo che vedete qua in alto, ma io posso tranquillamente fare in modo che questa camera non metta niente dietro di sé. Non mettendo niente, cosa succede? Succede che le telecamere che renderizzano qualcosa ad un livello di depth inferiore possono essere appunto mostrate, e quindi vengono mostrate entrambe le cose renderizzate dalle camere. Quindi se io adesso vado a prendere questa camera e le metto come depth, per esempio, solid color, adesso vedrò un colore blu. Ma il solid color comunque non mi permette di vedere quello che c'è dietro. Quindi non possiamo usare neanche il solid color, dobbiamo usare qualcos'altro, come per esempio il depth only. Usando il depth only abbiamo la possibilità di far vedere dietro questa camera tutto quello che c'è, principalmente. Quindi se adesso vado nella mia schermata game, vi faccio notare che avendo depth only, la prima telecamera sta renderizzando semplicemente la sfera e poi sta renderizzando il nulla, quindi tutto il resto di questo spazio, tutto questo nero, in realtà è una trasparenza, ok? Quindi non viene visto, non viene renderizzato nero, viene visto il niente qua, non c'è nulla. E quindi che succede? Succede che essendoci la main camera, che invece renderizza lo skybox e la capsula e il cubo, io avrò nella mia schermata finale di gioco, quella vera, avrò sia la camera che renderizza la sfera, e poi in tutto lo spazio nero avrò quello che viene renderizzato dall'altra telecamera, che è il cubo, lo skybox e la capsula. E infatti è esattamente questo risultato. Vi faccio vedere che se io adesso vado sulla main camera e tolgo lo skybox e ci metto un solid color invece, vedete, mi cambia il colore effettivamente che c'è dietro. Proprio perché appunto la main camera renderizza solid color e questi due oggetti, mentre l'altra camera renderizza soltanto la sfera. Se disattivo la main camera, ottengo esattamente quello che stiamo dicendo, e viceversa, se disattivo la camera, sparisce la sfera. Quindi, come potete vedere, semplicemente giocando con i layer abbiamo la possibilità di fare delle cose abbastanza magiche. In questo caso, io, per esempio, potrei avere questa qui, che è la mia UI camera, cioè quella che mi gestisce l'interfaccia, e se questa sfera fosse un HUD, quindi un punteggio o qualsiasi altra cosa che deve essere renderizzato sopra agli oggetti di gioco, potrei tranquillamente gestire le due cose in maniera separata e assicurarmi che la UI camera, ovvero l'interfaccia di gioco, sia renderizzata sempre sopra l'ambientazione, sopra comunque quello che il mio personaggio, il mio giocatore deve vedere. Cosa succede se, per esempio, prendo la sfera e la metto davanti al cubo? Succede praticamente che, ovviamente, viene renderizzato davanti al cubo, perché appunto questa camera ha la precedenza sull'altra. Mentre se io avessi la cosa invertita, quindi se io metto questa qui come depth a meno 2, la sfera sparisce perché in realtà è dietro il cubo. Cioè, anche se nello spazio è davanti, la main camera, che è quella che renderizza cubo e sfera, ha una depth adesso minore rispetto alla UI camera, quindi quello che la main camera vede viene renderizzato prima della UI camera. Quindi la sfera in realtà nello spazio è davanti al cubo, ma per come viene renderizzata è dietro al cubo. Infatti, se io adesso abbasso questo cubo, non si vede una mazza perché c'è appunto il solid color dietro. Se vado a togliere il solid color e ci metto un depth only pure qua, vi faccio notare che la sfera è comunque dietro al cubo. Ovviamente c'è un effetto strano perché, essendo comunque la sfera più vicina, poi appare più grande. Quindi vi faccio notare che così possiamo fare una serie di giochetti anche
ottici che possono in qualche modo ingannare il giocatore e fargli sembrare, far sembrare che questa sfera sia per esempio più avanti, quando in realtà è più indietro, o viceversa, e così via. Bene ragazzi, quindi spero di avervi dato una panoramica su come funzionano questi layer. Alla fine basta semplicemente regolarsi con le telecamere, per esempio, e assegnando ovviamente il layer corretto agli oggetti. Vedremo nei prossimi video come usare i layer anche per altri scopi, come per esempio per le collisioni o per altri tipi di attività. Quindi direi che per questo video da Riku The Fabs è tutto, ci fermiamo qui. Ricordatevi di iscrivervi al canale per poter rimanere aggiornati su tutti i nuovi tutorial. Io mi fermo qui e ci vediamo nel prossimo video. A presto!